Una delle novità più interessanti di REAS 2022 è la partecipazione in qualità di espositore di Binz Automotive, un marchio molto importante in Germania che ancora pochi conoscono in Italia. Possiamo dare una presentazione sintetica della realtà di Binz Automotive? Binz vanta una tradizione gloriosa, legata per molti versi alla storia di Daimler. Siamo presenti sul mercato da quasi 90 anni e da sempre abbiamo nel DNA lo sviluppo di tecnologie salvavita. Produciamo ambulanze, veicoli speciali per istituzioni pubbliche e vigili del fuoco, veicoli di comando e controllo, perfino veicoli per le forze armate dei paesi NATO. Essere a REAS in Italia per la prima volta ci dà molta soddisfazione. Non siamo solo amici, non siamo solo partner, siamo vicini. È un particolare decisivo. In questo momento storico dobbiamo fronteggiare le sfide della pandemia, delle alluvioni e delle catastrofi. E io sono fermamente convinta, come tutto il team Binz, che l'unico modo per risolvere questi problemi sia unire i nostri sforzi e lavorare insieme. Proprio ora ci troviamo di fronte a un veicolo speciale. Ci può dire qualcosa di questo veicolo che ha attirato anche l'attenzione del pubblico in questi giorni? Questo veicolo è nato a margine delle riflessioni sulle gravissime difficoltà che la Germania ha dovuto affrontare con le alluvioni dell'anno scorso. Uno dei problemi più gravi con i quali i soccorritori hanno dovuto fare i conti era la mancanza di comunicazione fra i reparti. Chi si è trovato in prima linea avrebbe voluto dare tutto se stesso, ma in molti casi non è stato possibile. Innanzitutto, gli sforzi delle varie unità non erano coordinati. Inoltre, i responsabili non disponevano di un quadro completo della situazione e in assenza di dati precisi non erano in grado di inviare le squadre di intervento in modo mirato. Il veicolo di comando alle nostre spalle risolve tutti i problemi. È semovente, di conseguenza può essere dislocato nel punto sicuro più vicino all'area interessata dalla catastrofe o dall'incidente. Inoltre è dotato di tutti gli strumenti necessari per restituire un quadro dettagliato della situazione e garantire ai responsabili la possibilità di contattare tutte le squadre di intervento, indipendentemente dalla frequenza e dal sistema di comunicazione. Che tipo di prospettive vi aspettate dalla presenza in Italia, sul mercato italiano? Ribadisco, siamo entusiasti per questa nostra prima partecipazione. D'altra parte, l'Italia regala sempre esperienze speciali. L'Italia è un partner vicino, con il quale si è creata una sinergia speciale a tutti i livelli, dalla protezione civile ai corpi antincendio alle forze armate. La nostra presenza a REAS viene di conseguenza. Siamo qui per dimostrare che le soluzioni messe a punto in Germania e già disponibili possono essere impiegate facilmente con successo anche in Italia, dalla protezione civile ad esempio. In questi giorni di fiera avete avuto già modo di incontrare rappresentanti delle istituzioni italiane importanti? Fin qui abbiamo riscontrato un notevole interesse, del quale peraltro avevamo già avuto sentore in Germania a Interschutz, dove questo veicolo era stato presentato in anteprima mondiale. Da allora siamo stati a stretto contatto con responsabili di alto livello e istituzioni pubbliche, anche italiane. Tutti hanno dimostrato molto interesse sia per questo particolare veicolo, sia per molti altri mezzi presenti nel nostro catalogo. Ci sono stati colloqui molto promettenti e molto seri. Naturalmente non posso svelare i particolari. Posso però dire che rappresentanti di diverse istituzioni pubbliche, provenienti da varie regioni italiane, hanno visitato lo stand Binz. Ci hanno chiesto dettagli, informazioni tecniche e perfino offerte. Con molti di loro siamo vicini ad un accordo. Al momento questa fiera si sta rivelando molto promettente. Incrociamo le dita. Benissimo, allora buona continuazione, buona fiera e arrivederci a presto. Arrivederci, grazie per essere stati qui.